signora come si chiama anzitutto? Rosana. Da che ora è qui? Siamo partiti alle 4 della mattina da Campobasso e siamo arrivati qui con la navetta e siamo venuti a vedere al nostro caro Papa Francesco, perché noi siamo in Argentina, siamo arrivati in Italia nel 90 e siamo la seconda generazione di migranti, perché mio padre era migranti e è andato in Argentina, dopodiché siamo tornati qua in Italia e siamo figli di italiani. E il Papa comunque è una persona molto squisita, perché nei momenti che tu c'hai molta che pensi che le speranze non ci sono, no? Quando lo senti parlare ti dà quella carica, quella marcia che ci vuole, come dice, carichiamo il cellulare. Da dove vieni? Da Tufo. Quando sei arrivato qui? Sono arrivato alle 4:30 di questa mattina, la sveglia è suonata presto. Quindi sei già stanco, diciamo. Sì. A parte questo, l'emozione di questo momento? Beh, sicuramente deve essere una bellissima esperienza quella che viviamo oggi a Pietralcina, però secondo me ne vale la pena. È la prima volta che vedi Papa Francesco? Sì, è la prima volta. Poi si trova vicino casa, quindi bisogna prendere al volo l'occasione. Signora, da dove viene? Cosenza. Quindi è partita abbastanza presto. A che ora siete arrivati? Stamattina alle 5. Quindi questa lunga attesa com'è stata? Cioè l'incontro con Papa Francesco, con questa bellissima piazza? L'incontro è sempre emozionante, anche se l'ho visto già di presenza comunque. A Roma quindi è stata qualche udienza? Roma. Sì, sì. E che emozione le trasmette Papa Francesco? Grandissima, veramente. È stato bello e sarà sempre bello vederlo. Signora Laura, lei da dove viene? Da Martina Franca, provincia di Trieste. Ci racconti un po', diciamo, l'attesa di questa di questo evento? È molto l'attesa per aspettare Padre Francesco. Lei è molto emozionata? Sì, via la che la piace. Via la piace, che è la prima volta che lo vedo. Questa attesa com'è? Oh, molto lunga, mamma mia. Però piena di fede. Tantissima fede. È venuto insieme alla signora Mafalda. E la signora Mafalda chi è? Sua mamma? Una zia molto cara. Molto devota pure. È la prima volta che vede Papa Francesco? Sì. Emozionata? Sì, sta emozionata. Sì, sì. Come sta andando, diciamo, questa attesa e quindi la pianificazione, tutto il piano sicurezza portato avanti e organizzato in questi giorni? Diciamo che questa è la parte conclusiva, il tutto è stato pianificato negli ultimi 15 giorni e in modo particolare nell'ultima settimana. I volontari presenti qui a Pietralcina, quanti ne sono? Sono impegnati 470 volontari di tutte le 5 province e sono impegnati da ieri pomeriggio alle ore 17. Quali sono state le difficoltà di questa organizzazione? Vabbè, diciamo che il 99% è stato tutto pianificato, quindi ognuno di noi sapeva già che cosa fare, quindi le difficoltà sono state affrontare la nottata, però noi siamo abituati ad affrontare ben altro e quindi è anche un onore essere qui presenti, noi in rappresentanza di tutto il volontariato in regione Campania. E com'è questa attesa? Bellissima, vedere Pietro che viene dal cielo. È la prima volta che vede Papa Francesco? No, a Roma sono andata 2 volte. È la prima volta. Quindi che emozione prova? Molto grande, tantissimo. Se avreste la possibilità di chiedere qualcosa a Papa Francesco, magari, cosa chiederei? La pace nel mondo, quella per i bambini, per tutte queste persone che stanno morendo nel nostro mare, quell'anima di Dio, ognuno va trovando la casa sua, la terra sua. Io per questo, per esempio, il Signore, che male hanno fatto quei bambini? Qua c'è il mio nipote, la mia seconda amore, il primo amore, vero nonna? Si chiama Mattia Spio, c'ha 1 anno e mezzo e vorremmo che il papà lo benedisse. Sì. Ecco, l'emozione di questa attesa? È bellissima, perché lui è semplice, noi non ci aspettiamo niente, solo guardarlo, il suo sorriso, lui è semplice, lui è così, il papà è questo, come lo vedete, non è una persona che perché siamo noi cambia, lui è sempre così. Infatti stamattina quando mi preparavo dicevo, forse il papà si sta preparando pure lui per venire qui, infatti è una cosa bella, perché è come un fratello, no? Allora, il suo nome anzitutto?
Angelo Gianfrate, vengo da Martina Franca in provincia di Taranto. Vengo non da solo ma con un gruppo di circa 100 persone, abbiamo organizzato dei pullman. Sono degli eventi che comunque lasciano un segno positivo. E poi in un paese come quello di Pietralcina, dove è nato un grande santo quale Padre Pio, l'amato Padre Pio, per cui non fa altro che portarci una doppia emozione, visto che noi siamo molto devoti, per cui il Papa e Padre Pio oggi è un giorno indimenticabile per tutta la comunità sia di Pietralcina ma per tutta quella gente che è venuta qua, per i fedeli che sono venuti qua appunto per questo evento. Cosa rappresenta per lei Papa Francesco? È l'umiltà, è una persona come noi, l'umiltà principalmente, è umile e si avvicina molto a Padre Pio, alla figura di Padre Pio. Le emozioni di queste ore? Ogni volta, anche 2 anni fa siamo stati a Napoli, però ogni volta è come la prima volta, quindi il Papa... per chi ci crede, ma anche per chi non ci crede, trasmette delle emozioni uniche. Io tengo Radio Maria dalla sera che mi va fino alla mattina, mi ricordo sai della Divina Misericordia, faccio un rosario di Medjugorje. Quindi è molto credente, praticante soprattutto. Sono, vado in chiesa, molto credente, molti dolori, ho perso una figlia, ho perso un marito, non ti dico. Delle volte me la faccio la domanda, vorrei chiedere a Papa Francesco, io prego tanto ma mi ascolta il Signore, quello ci volessi chiedere a Papa Francesco.